Veronica Guidozzi parte il campionato per quanto riguarda la Comala Circa Volley, primo ostacolo l'Antares che verrà qui proprio alla palestra del Marconi. Che sensazioni hai? Che perché ti becchiamo tra un allenamento e l'altro, prima da allenatrice, adesso da giocatrice. Allora, le sensazioni sono sicuramente buonissime, nel senso che la squadra sta lavorando molto bene, quindi sicuramente arriviamo a questo primo appuntamento pronte e poi vedremo quello che accadrà. L'anno scorso è stato uno scontro al vertice, quello tra voi e l'Antares, quindi anche quest'anno dovrebbe prospettarsi la stessa cosa, quindi servirà un esordio già al massimo per quanto vi riguarda? Sicuramente è una squadra molto buona, costruita anche questa per fare molto bene, quindi vedremo un po' quello che accadrà. Siamo due squadre molto forti, questo bisogna dirlo, vedremo chi avrà la meglio. Veronica, l'intervista che hai realizzato a 21 hai parlato anche di un possibile duello per la vetta tra voi e il Viterbo, che è la tua ex squadra, quindi... Potrebbe esserci questa situazione, potrebbe esserci un campionato che vuole vedervi protagoniste dopo l'anno scorso che eravate arrivati ai playoff. Allora, sicuramente cercheremo di migliorarci rispetto a quello che abbiamo fatto nella scorsa stagione, però questo credo che sia normale, nel senso che ogni anno si prova sempre a fare qualcosa di meglio. Viterbo è stata costruita molto bene, anche perché comunque viene da una retrocessione, da una serie superiore, quindi ovviamente le qualità sono quelle che sono. È chiaro che è una squadra sicuramente già di B2, no? Quindi dovremo dare il massimo contro di loro. Anche perché è un campionato un po' particolare, l'anno scorso tantissime vittorie, avete tanti punti di vantaggio sul terzo posto, poi è bastata una partita, quella di Ferro, a spegnere i vostri sogni. C'è ancora il ricordo di questa cosa o è passato? Diciamo che l'amarezza di quello che è accaduto nella scorsa stagione rimane, proprio perché comunque eravamo una squadra costruita molto bene, che ha lavorato benissimo insieme, un gruppo coeso, quindi sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più. Questo non vuol dire che abbiamo comunque fallito l'obiettivo, io credo che sia stata una stagione totalmente positiva e ci siamo portati a casa il buono di quello che è stato e ripartiamo proprio da questo.